so più che fare. Ecco, Bridget non è intenzionata a parlare ad Agatha, però è anche vero che Agatha la sta ignorando. Insomma, io non so come risolvere la cosa. Beh, visto che nessuna delle due si degna di parlarsi, le faremo incontrare noi a loro insaputa. Così si incontreranno e si dovranno per forza parlare, insomma, come un appuntamento al buio. Ma questa è un'idea geniale! Bravissimo, ma come ti è venuta in mente? Ho imparato dalla migliore, che sei tu, ovviamente. Vabbè, finiamo di mangiare. Sì, poi adesso decidiamo dove farle incontrare. Io farò venire Beth e tu farai venire Agatha. Sì, sarà tutto perfetto. E insomma, finalmente si chiariranno. Bene, era qui che Beth mi voleva vedere, ma non la vedo. Un momento, ma lì c'è Agatha. Ma che fine ha fatto Luca? È veramente in ritardo. Uffa. Beh, visto che lì vado a parlarle, visto che non mi vuole mai incontrare. Sì, almeno chiariamo la situazione. Ehi, ciao Agatha, finalmente ci incontriamo, eh? Allora? Bridget, che cosa ci fai qui? Insomma, io ero venuta qui perché mi aveva chiesto di venirci Luca. Io sono qui perché mi ha invitato Beth e... Ah, ma certo, ora ho capito. Quei due volevano farci incontrare come un appuntamento al buio e ci hanno mentito. Oh, beh, sì, probabile. Beh, comunque, visto che siamo qui, parliamo, visto che non mi vuoi mai vedere. Mi ignori. Ah. Bene, sei qui. Allora, dimmi, com'è andata con Agatha? Sì, il ridicolo piano tuo e di Luca di farci incontrare e, insomma, è andato malissimo, è stata una pessima idea. Come ti è venuto in mente? Come una pessima idea? Ma perché? Che cosa è successo? Volevamo farvi chiarire finalmente. Ehi Agatha, aspetta, ehi, allora com'è andata con Bridget? Avete parlato? Il vostro ridicolo piano è stato patetico. Come, perché l'avete fatto, insomma, senza dire niente? Allora è andato tutto male. Perché? Che è successo? Ha iniziato a dire che è colpa mia, che insomma io sono stata senza cuore e che non sono neanche andata a parlarle. Ha iniziato a dire che è colpa mia, che ho sbagliato a dichiararle, che lei si è veramente sentita a disagio e, insomma, che ho sbagliato io. Che sono una persona senza cuore e che non so amare e che non amerò mai. Ma come si permette? Allora, io volevo parlare e lei mi parla così. Oh mio Dio, ma allora lascia proprio perdere. Hai visto? Oh mio Dio, non ci posso credere. Si è messa a dire lì che, insomma, appunto, si è sentita a disagio e che io, insomma, l'ho fatto per metterla a disagio e che è stato orribile. E ha detto delle cose orribili sul fatto che mi piacciono le ragazze. Ma come si permette? Io sono una persona, ho dei sentimenti, uffa! Non ci posso credere, sono distrutta! Davvero? Ma mi fa stranissimo, insomma, Agatha... Non avrebbe mai detto quelle cose. Non ci posso credere. Dai, addirittura senza cuore. Non è da Agatha, ma secondo me le hai detto qualcosa che l'ha fatta arrabbiare. Oh, certo, è di nuovo colpa mia. Sì, vai pure sempre a difenderla, va? Sii sempre dalla sua parte, certo. Oh, mi fa veramente strano. Non è da Bridget, insomma, insultare così e... Insomma... Non ci posso credere, che strano, secondo me aveva qualcosa. Non lo so, non è che gli hai detto qualcosa che l'ha fatta arrabbiare? Seriamente, Luca? Ce l'hai anche tu con me adesso? Uffa, allora me ne vado via, ma tanto non mi credete neanche. Ora vattene, mi devo allenare, su, forza, sparisci. Oh, là c'è Tommaso. Bene, vado a dirgli com'è andata. Ehi, ciao Tommaso. Ehi, ciao, allora com'è andata oggi? È successo qualcosa di nuovo, qualche miglioramento?
In realtà Luca e Beth mi hanno fatto una sorpresa e mi hanno fatto incontrare al buio con Bridget. Non me l'aspettavo, ma ho gestito tutto alla grande. Davvero, è nato tutto liscio. Wow, ma come hai fatto? Semplice, sono molto brava a recitare. Non solo mi sono tirata fuori da quella situazione spinosa, ma sono andata anche avanti con il nostro piano. Pensa quanto sono brava a recitare. Grandioso, mi devi spiegare tutto nei minimi dettagli. Sediti qui, andiamo a casa insieme col pullman, io lo sto aspettando. Ovvio che ti spiego tutto. Per il pullman, ok, in fondo sono lontana da casa, ok, posso andare a casa col pullman con te. Ah! Uffa, non mi riesco a concentrare. Perché Betty è sempre dalla parte di Agatha? Uffa, dopo quello che è successo oggi, non voglio proprio più avere niente a che fare con Agatha. Non avrei mai dovuto fidarmi di lei. Uffa, l'ho fatta entrare nel gruppo solo per quel motivo che avrei già dovuto superare. Sì, me la devo dimenticare. E anche di Agatha. Sa. Cerco di concentrarmi e andare bene sullo skate. Bene, Selina, l'episodio finisce qui. Allora, immagino che qualcuno di voi abbia già iniziato scuola. Io no, la inizio venerdì. Quindi gli episodi, insomma, usciranno ancora giusti, almeno quello di oggi, di mercoledì. Venerdì vedrò, insomma, poi inizieranno a uscire più tardi o avranno un nuovo orario, insomma, mi dovrò vedere. Comunque, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciate like al video se vi è piaciuto. È stato davvero molto integrante e insomma, secondo voi chi ha ragione, Bridget o Agatha? E qual è il piano di Agatha e Tommaso? E a cosa si riferiva Bridget nell'ultima parte? Per i più attenti qualcuno potrebbe esserci già arrivato, ma comunque ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!